Che differenza c'è tra la fabula e l'intreccio? In un testo narrativo, la fabula segue l'ordine degli eventi narrati in ordine cronologico. La fabula è la struttura di racconti semplici, racconti dedicati ai bambini. L'intreccio è invece un racconto più complicato, in cui l'autore decide di seguire non l'ordine cronologico dei fatti, ma fa delle anticipazioni o fa dei ritorni al passato. Nell'intreccio emergono delle anacronie. L'autore decide di anticipare ciò che accadrà o decide di raccontare ciò che è accaduto facendo un ritorno nel passato. Può decidere di andare nel passato o nel futuro. Questo nell'intreccio. L'intreccio rispetto alla fabula, che è una struttura più semplice, si hanno questi due meccanismi. L'autore decide di anticipare ciò che avverrà in futuro, o decide di raccontarci quello che è già accaduto nel passato. I racconti semplici, fabula e intreccio, spesso coincidono. Sono delle scelte dell'autore in cui decide di raccontare dei fatti seguendo l'ordine cronologico. Spesso si fa questa scelta per testi semplici rivolti a bambini. Questi salti nel passato o nel futuro hanno delle difficoltà per lettori ancora piccoli. Spesso gli autori decidono di aumentare la suspense attraverso questi due meccanismi: anticipazioni di cose che avverranno in futuro o decidere di raccontare ciò che è avvenuto in passato. Questo per aumentare la suspense. Ciao, al prossimo video. Vi aspetto.